attaccare perché ho paura. Ah, di sua spontanea volontà le ha detto questo episodio, le ha raccontato questo episodio. Lei comunque ci richiami. Carmagnoli in che provincia è? Torino. Senti, il numero del telefono azzurro dove l'hai visto? Al TG1, sì. Comunque il nostro numero è stato pubblicizzato anche su giornalini apposta per bambini. Senta signora, ma e poi cosa le ha detto più esattamente? Cioè che la mamma si voleva suicidare? Non c'è stato un attimo di tregua. A Bologna, nella sede del telefono azzurro, ieri sera, durante e dopo il TG1 delle 20, nel corso del quale è andato in onda il primo dei servizi del collega Vannucci sulla violenza ai bambini, i telefoni non hanno taciuto un momento, come e più del solito. Il bisogno di trovare conforto non conosce pause, nemmeno all'ora di cena, nemmeno di notte. Il servizio del TG1 ha contribuito certo ad aumentare l'attenzione di tutti, che si fa sensibilità e può diventare una solida rete protettiva a tutela dei minori. L'esigenza è più che diffusa. Le 15.000 chiamate, raramente anonime, sempre tragicamente documentate, ricevute dal telefono azzurro in 8 mesi di attività, ne rendono testimonianza. Chi chiama l'SOS Infanzia di Bologna, il numero è 051 22 25 25, si mette in contatto 24 ore su 24 con operatori esperti. Sono assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, capaci di ascoltare e capaci anche di stimolare la voglia di comunicare di bambini che talora telefonano singhiozzando. Per ogni caso viene suggerito o attuato direttamente, se necessario, l'intervento più opportuno, stando attenti a non danneggiare di più, con azioni inutilmente drastiche, il bambino già bisognoso.